Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi è 10 dicembre, finalmente, da come potete vedere dalla mia metà di faccia illuminata, oggi è uscito un sole spettacolare dopo più di 10 giorni di pioggia. Stamattina, cioè oggi sarà un Vlogmas abbastanza easy. Io sto scendendo, non mi trovo con la videocamera, però insomma, accontentano poco. Con questa qui sono sempre abituata col telefono e vabbè. Vi faccio vedere il mio outfit. Tutto da scappata di casa. Magliettina rossa, questa qui è vecchissima di H&M. Leggings, ho ancora le babbucce, mi devo cambiare queste scarpe. E oggi mattinata di commissioni. Penso che dobbiamo andare sicuramente anche al supermercato, quindi poi vi faccio un po' di svuota la spesa. E nulla, ci vediamo direttamente dopo. Vi faccio vedere il contenuto della prima busta perché dopo andiamo a vedere anche qua. Allora, la rucola, ovviamente la mia insalata preferita. Due confezioni di salmone norvegese affumicato, a me non piace. Poi due confezioni di petto di pollo, fresche fette. Il pan bauletto, ho preso due confezioni di yogurt greco per fare qualche dolce, qualche ricettina principalmente perché sapete che in inverno non amo lo yogurt da mangiare così. Poi la sfoglia tonda, due, questi che sono i borlotti, no, fagioli, red kidney, babù. Poi fettine della Land di formaggio fuso, questi sono i fagioli cannellini, il pane e basta. Quindi poi vi faccio vedere l'altro. Io ho preso queste qui, ve li ricordate, fior di natura, i filetti di spinacio e formaggio. Non li mangiavo tipo dall'anno scorso perché non sono solita consumare nel mio quotidiano questi alimenti, ma erano veramente molto 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 buone. Poi abbiamo preso due confezioni di fior di latte, di anacardi tostati, le carote, poi anche una cassa di latte e le linguine, due confezioni. Quindi questa è stata tutta la nostra spesa. Una breve 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 recensione. Perché questa recensione? Perché mi sono letteralmente dimenticata nella degusta box di novembre, me ne sono resa conto il giorno dopo, dopo ti ho già detto oddio, ma io avevo le bevande ma non ho provato nulla. Infatti mi sono dimenticata di provare le nuove bevande della Lipton Zero. Ovviamente me ne sono dimenticata, avete visto a pranzo ho mangiato perché poi non ve l'ho scritto niente, non avete visto la preparazione perché ha cucinato mamma, era pasta, broccoli e salsiccia. Infatti dopo ci mi faccio giusto un po' di albume con, perché ho l'albume aperto che lo devo smaltire, con il burro d'arachidi perché poi stasera panuozzo, quindi prendiamoci un po' di proteine pulite. Ok, da che inizio? Limone o pesca? Ok, mentre tu scegli io un attimo dico una cosa. Oggi è uscito il video della Coppo, non me l'aspettavo ma ho avuto tanti riscontri positivi, infatti in tanti mi avete detto fai la seconda parte, infatti sì ci sarà, già ve lo dico perché domani andrò alla Coop, prenderò un po' di prodottini e poi sono stata molto molto felice di scoprire che comunque la Fiorfiore è un marchio comunque che sta da anni, c'è cioè una linea che sta da anni e quindi posso tranquillamente trovarla anche domani. Quindi sicuramente ci sarà solo una 24 ore Fiorfiore perché ci sono tantissimi prodotti. Ma non vi voglio dire nulla, io metto un punto interrogativo. Forse settimana prossima uscirà una challenge super. Che challenge è? E vi dico solo una cosa, è una delle primissime challenge che ho fatto sul canale, è stata proprio una delle prime, se non erro, è stata una delle prime, quindi scrivetemelo giù nell'info box cosa vi porterò forse settimana prossima. Beh. Ok, da cosa inizio? Limone. Limone. Limone Astia, zero zuccheri. Cioè, veramente molto bella, bella fredda. E ti sei addormentata? Cioè. Mamma mia, senti l'odore. Wow, è meraviglioso. Prendi il bicchiere pure tu. Sei siciliana. Molto scuro. Vai, però lo sai, non mi ricordo che te somiglia. Limone. No, è il marchio. Ma che vuoi bere un po' di te? Oh, però è buono.
anche a prendere il bicchiere. No, ma non parlare molto... con loro. Tu guardi così. È molto forte come aroma. Si sente molto il tè. Sembra tipo la bustina di tè. Cioè non sembra tipo il tè sul mercato quando tu prendi l'acqua e ti fai la bustina. Uguale. Ma riesci a fare entrare come... Difficile che un tè al limone non sia buono, eh. Non abbiamo mai provato il tè di questo marchio. Almeno io. Tu? Voi? Vole. Ignoranza. Ok. Assaggiamo pesca. Però prima vado a pulire questo bicchiere. Proviamo pesca. Vedi, si vede già dal colore. No, pesca non mi piace. Pesca non mi piace. No. Tra i due, sinceramente, preferisco più limone che pesca. Pesca ho un retrogusto un po' troppo forte. No, non mi fa impazzire. Poi io sono un amante del tè alla pesca, sono sincera. Mi piacciono entrambi. Non sono quella persona sono team limone, quindi pesca. No, 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 no. Però io sono team... Occhio buon, chi lo vince. Però di la verità che pesca non mi fa impazzire, no. Limone sinceramente è molto più buono. Ok. E quindi noi la cediamo direttamente dopo che vi faccio un po' di albume con il burro d'arachidi. Questo vlog si alla fine, perciò ho voluto fare la recensione anche in questo vlog, perché altrimenti questo video altrimenti sarebbe stato tipo di 3-4 minuti, proprio perché non sono solita fare vlog, perché non ho tante cose da dirvi, perché principalmente, specialmente nel mese di dicembre, che ci sono tanti mukbang, tanti video challenge, tanti video in generale, fare un vlog così però, quando ci sono un po' di cose da farvi vedere, quando ho una giornata un pochino più piena non la condivido con voi, perché altrimenti sono tutte un po' morte, sempre solite cose, faccio, alimentazione è sempre easy, quindi non ho tantissime cose da potervi far vedere, potervi dire, perché ad aprire un discorso in un vlog preferisco aprirlo proprio in un video mukbang, quindi un po' così. Quindi nulla, ci vediamo direttamente dopo e nulla, quindi a dopo. Eccoci qua con la mini merenda, albume cotto con un po' di olio e burro d'arachidi crunchy. Questo qui della Delicious è buonissimo, lo trovate su S-Food e come sempre avete il mio sconto che è Giulia010. Molto buono, questa è la versione crunchy, ma c'è anche quella vellutata che è buonissimo. Ecco qui. Comunque non dite oddio questa combo, è buonissima, provare per credere. Pigiamino molto bello, sempre molto bello. Vi do la buonanotte, concludo questo video vlog, anzi vlogmas. Da come avete visto stasera panuzzo con porchetta, provo le patatine. E ci voleva così mi vado direttamente a dormire. Sono stanchissima. E quindi allora io spero che questo video vlogmas vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!